Buongiorno. Nella mia vita ho visitato moltissimi studi, atelier di artisti. E naturalmente non è sempre facile azzardare un giudizio. Ebbene, tanto perché bisogna rispettare il lavoro di tutti e poi perché non è mai così scontato che si capisca immediatamente il significato e l'importanza dell'opera. Credo di avere commesso molti errori, moltissimi artisti diventati celebri, molti amici, io li ho sottovalutati. Non faccio nomi perché non mi sembra il caso. E questo forse rientra non solo nella conoscenza, nella capacità di distinguere, ma anche è anche una questione caratteriale. E per esempio, io ho sempre considerato il lavoro di un artista anche, non esclusivamente, ma anche dall'impegno che quel lavoro richiede. Va da sé che in mancanza di capacità creative, immaginative, che dir si voglia, l'impegno del lavoro non è sufficiente. Su questo ci sono pochi dubbi. E tuttavia io ritengo che a parità di condizioni, c'è il dubbio in molti casi, questo impegno nel svolgere, nel realizzare la propria opera abbia una certa importanza. Nel 1974 io ero a Varsavia insieme a Giancarlo Politi e visitammo alcuni atelier di artisti. Tra questi, quello di Roman Opalka. Roman Opalka era un artista della scuderia Weber di New York, in downtown, ed aveva già allora una certa importanza nell'ambiente artistico. Visitammo dunque il suo atelier. Lui era un personaggio particolare, se ricordo male aveva una faccia un po' butterata, biondino, di media altezza, personaggio che parlava piano ed era convinto del suo lavoro. Il suo lavoro consisteva, per chi non lo sapesse, nello scrivere i numeri su una tela. Egli era partito dal numero 1 usando un colore grigio e continuando in progressione la scrittura dei numeri. Ogni volta che cambiava la tela diluiva il colore grigio. Dopo aver in un primo tempo, cioè le sue tele erano di 1,96 per 1,35, che era esattamente la porta d'entrata del suo studio. All'inizio egli, mentre li scriveva, pronunciava anche i numeri. Dopodiché la cosa si rese fasticosa
ed egli cessò questa cosa. Mentre invece continuò alla fine di una sua giornata di lavoro, è veramente il caso di dirlo, a farsi fotografare. Cioè si faceva un autoritratto, lo faceva lui, non si faceva, faceva lui un autoritratto del suo viso dopo una giornata di lavoro. Siccome aveva già un viso un po' tirato, un po', come dire, segnato, dopo una giornata di lavoro traspariva tutta la stanchezza. E io devo dire che ho sempre ammirato il lavoro di Opalka e mi richiamo a quello che ho detto all'inizio, cioè il fatto che lui intanto credeva in ciò che faceva, nel proprio lavoro, in modo veramente convinto, cosa che, contrariamente a quello che si può pensare, non è di tutti gli artisti. E poi svolgeva questo lavoro di creazione in modo assolutamente originale. Aveva un contenuto concettuale piuttosto serio, cioè questa continuità, questa fatica del numero, questo ripetere all'infinito. Alla fine i numeri sarebbero spariti dalla tela, perché a forza di diluire il colore sarebbe stato bianco su bianco. Non ricordo onestamente se lui si proponeva di continuare la scrittura dei numeri anche quando il colore non si vedeva più, bianco su bianco, il che sarebbe stato veramente un'attività improba e di carattere mentale, perché sulla tela non appariva più nulla. Comunque questo suo lavoro lo trovavo molto interessante, perché in definitiva aveva una propria valenza estetica, perché tutti questi numeri messi in sequenza su questa tela grande in definitiva costituivano un segno certo, un richiamo a tutta una serie di riferimenti simbolici, culturali, che poi ognuno cercava di trovare. E soprattutto, ripeto, ammiravo questo enorme lavoro, questa enorme fatica che Opalka conduceva. Poi non ho più avuto occasione di vedere Opalka e ho saputo che le sue opere hanno avuto un certo successo e questo mi ha fatto sicuramente molto piacere. Ma erano altri tempi. Ricordiamo che Varsavia era ancora nel blocco comunista. A Varsavia c'era al potere il Partito Comunista, e quindi anche gli artisti d'avanguardia, per così dire, erano dei carbonari, cioè agivano per così dire di nascosto, e il vero problema era poi quello di portare via le opere per farle avere al gallerista americano. E quindi è una storia molto interessante che ho voluto così ricordare, perché messa al confronto con certe opere che hanno una leggerezza, dico leggerezza per usare un eufemismo, estremo, non richiedono impegno e è difficilmente ravvisabile un significato, e quindi anche in quella che viene considerata l'arte d'avanguardia, in questo caso arte concettuale, perché non si poteva certo considerare arte astratta, di Opalka, era una forma di lavoro che effettivamente aveva un proprio peso, e mi auguro, spero, che abbia anche venga anche considerato nella storia dell'arte futura, perché questi artisti affrontavano delle serie difficoltà per svolgere il proprio lavoro, e questa idea dei numeri, come ho detto, la trovo un'idea tutto sommato interessante e originale. Mi fermo qui. Chi voglia, credo, trovi da qualche parte ancora maggiori indicazioni su Roman Opalka. Come dico sempre nei miei interventi, non ho mai la pretesa di completezza, ma soltanto a fornire uno stimolo, un interesse, un'indicazione,
perché poi coloro i quali sono interessati possono fare le proprie ricerche e magari approfondire il tema. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie considerazioni. Buongiorno.